Salve a tutti, sono Brian Fari e benvenuti in questo nuovo video. È ormai ridondante il fatto che hanno annunciato Final Fantasy VII Remake su PlayStation 5 col sottotitolo Intergrade, integrando sia, proprio ho fatto questa battuta anche in passato, integrando sia il 7 Remake che era originariamente su PS4 con tutte le aggiunte del caso, sia il DLC di Yuffie, che ancora non ha un nome specifico, eccetto DLC di Yuffie. Non voglio chiamarlo episodio Yuffie perché si mischierebbe con qualcos'altro che vediamo dopo. Una delle critiche più grandi, forse l'unica oltre a lamentarsi di The First Soldier, ma questo lo vediamo dopo, è stato: perché il DLC di Yuffie deve essere esclusiva PlayStation 5? Perché per l'appunto è stato confermato ed ufficializzato che Final Fantasy VII Remake per PS4 non avrà nessun contenuto esclusivo eccetto quelli che già ha, che sono praticamente due summon e quattro bracciali. I numeri sono casuali, non li ho detto, sono 3 e 5. Invece il DLC di Yuffie sarà esclusiva della sola versione Intergrade per PlayStation 5, comprato a parte nel caso facessimo il free upgrade o contenuto come voucher all'interno delle custodie del gioco o della versione PS5 nel caso specifico. E la domanda che può sorgere è: perché? Che è la prima domanda che dobbiamo farci quando succede qualcosa in campo videoludico. Perché succede qualcosa? Perché è successa questa determinata azione? Perché c'è questa esclusiva? E così via. Innanzitutto vi ricordo che ho fatto due video già sull'argomento e vi rimando ad essi, una con le informazioni su quello che è effettivamente Intergrade Ever Crisis The First Soldier e l'altro con l'intervista che Famitsu ha fatto a Nomura, così da poter avere già alcune informazioni che magari dirò qui all'interno. Oltre a questo facciamo una piccola overview. Cos'è Episode Yuffie? Episode Yuffie per l'appunto è questo DLC diviso in due episodi che avrà come protagonista per l'appunto Yuffie con le sue meccaniche action anche un po' diverse dal 7 Remake, perché ci saranno alcune mosse in combinazione con Sonon, anche lui di Wutai allenatosi col padre di Yuffie, Godo. Cioè non Godo perché si è allenato col padre, si chiama così il padre di Yuffie, Godo, se vogliamo utilizzare il riferimento ufficiale, ossia in Attendant Godo, perché tutti quelli della pagoda di Yuffie hanno un riferimento, ma lasciamo stare. Quindi questo DLC di Yuffie chiede su PS5 con Final Fantasy VII Remake Intergrade il 10 giugno. Come ho detto prima, i modi per averlo sono due: o si compra Final Fantasy VII Remake Intergrade per PS5 ex novo o digitale o fisico, e nel secondo caso sarà su voucher e non su disco, oppure si upgrada, si aggiorna la versione PS4 già esistente alla versione PS5, dopodiché sarà possibile comprare come un DLC normale il DLC Yuffie. Allo stato attuale abbiamo solo il prezzo giapponese, che è 2178 yen, non mi ricordo più il numero preciso, che teoricamente è l'equivalente dei nostri 20 euro, ma non sappiamo ancora come verrà rapportato. Possono essere 15, possono essere 25, può essere qualunque cosa, dipende da come Square Enix in Occidente, e Sony anche in Occidente, si rapporterà a questo. Ora, perché mi viene strano chiamarlo Episode Yuffie? Perché per me Episode Yuffie è contenuto nella novel On the Way to a Smile, ad opera di Kazushige Nojima, che parla di quello che ha fatto per l'appunto Yuffie tra il 7, base ovviamente, e Advent Children. Questo qui invece narra di quello che ha fatto Yuffie all'interno del 7 Remake, quindi in mezzo ad un'opera già mediana di per sé. Per l'appunto possiamo vedere come il nome effettivamente è Episode Yuffie. On the Way to a Smile. Quindi per questo mi viene difficile chiamarlo Episode Yuffie, specialmente se anche questo vogliono renderlo effettivo all'interno dell'intero progetto. Quindi esisterebbero due Episode Yuffie e avrei dei problemi al riguardo. Ora, parliamo un attimo. Perché questo DLC è solo su PlayStation 5? Ci sono diverse motivazioni. Io non ho la verità assoluta. Il mio compito è cercare di comprendere il perché determinate cose accadono. Oltre al mero e i soldi e la pubblicità e tutte queste cose, ci sono sempre delle motivazioni dietro. Ci sono persone che studiano per arrivare a certe motivazioni dietro. E il mio compito è cercare di comprendere queste motivazioni ed eventualmente condividerle, sia per il quieto vivere totale, sia per l'appunto per diffondere l'informazione. Ora, perché allora questo DLC è uscito solo su PlayStation 5? La prima cosa che mi può venire in mente è il fatto che Sony abbia imposto ciò. Allo stato attuale, fino al 10 aprile, Final Fantasy VII Remake è di Sony, o quantomeno l'esclusività appartiene ad esso. È così addentrato dentro Sony che è riuscita persino a metterlo nel PlayStation Plus, nonostante non ha avuto l'esclusività della versione PlayStation 5, ma sola di quella PlayStation 4, infatti non è possibile aggiornarlo. Quindi Sony probabilmente ha investito così tanto nel progetto di Final Fantasy VII Remake che avrà chiesto a Square di rendere il DLC
compatibile solo su PlayStation 5. Oltre quello, c'è da considerare che Intergrade ha una base molto più potente di quello di una normale PS4. La versione Intergrade avrà due possibilità di gioco, la possibilità di giocare a 60 frame al secondo e la possibilità di giocare in 4K. Ma sia il lighting, il fog effects e tutte queste cose sono cose che per l'appunto la versione PS4 non ha e sono state pensate direttamente per la versione PlayStation 5. Quindi, per far sì che sia loro per avere i primi cenni di abitudine per quanto riguarda il solo sviluppo su PlayStation 5, sia soprattutto per essere amalgamato a quello che sarà l'Intergrade e non il 7 Remake base su PS4, hanno preferito utilizzare come base quel 60 frame al secondo o quel 4K con quel nuovo lighting, con quel fog effects, con le texture nuove, con la porta che funziona, tutte queste cose, per PS5. Farlo retroattivamente avrebbe voluto dire iniziare dal meglio per poi andare a scalare fino a trovare un compromesso per la versione PS4. E oltre questo c'è da considerare un'altra cosa. Di recente Sony ha avuto un grosso problema con un grande titolo che è uscito su All Gen e che non ha saputo rispettare gli standard, al punto da arrivare per la prima volta nella sua storia a toglierlo dallo store e a rimborsare le persone. Ovviamente sto parlando di Cyberpunk 2077. È una cosa che ha colpito molto Sony nel profondo. L'ha colpita così tanto che magari per third party, in cui non ha controllo di sviluppo diretto, in cui non può sapere se il titolo effettivamente su PS4 girerà come si deve, preferisce lavarsene le mani piuttosto che avere un secondo Cyberpunk tra le mani per l'appunto e quindi relegare tutto su PS5. Quando il prodotto lo fa lei, come potrà essere un Horizon Forbidden West, magari ha più fiducia in se stesso. Ma questo non saprei con esattezza, questo lo vedremo poi in futuro. Ma quando si è nei concetti di un third party in cui non sai come può essere la cosa e magari ti rifilano gli uffi per l'appunto a 14 frame su PS4 perché è graficamente fighissimo, perché nasce su PS5, allora magari Sony dice: senti, meglio se non lo fai così. Anche perché così il carico di lavoro per Square è minore, sia perché lo fai solo su PS5, come sarà prossimamente anche probabilmente su PC e Series X, visto che tra poco scade l'esclusività, sia perché non devi sottostare alle regole della All Gen, sotto questo punto di vista. Ora, io non sto dicendo che ovviamente una persona debba accettare incondizionatamente questa cosa, è ovvio che magari avendo dello sviluppo in più la cosa poteva essere, però forse non sarebbe uscito a giugno, magari era una data voluta da Sony, da Square o quel che è, questo lo sapremo sempre quando scade l'esclusività. In ogni caso, per avere il contenuto nel minor tempo possibile, nel miglior modo possibile, pensare ad un hardware All Gen non è la migliore delle situazioni. Oltre quello, oltre al fatto che ovviamente può piacere o meno la cosa, bisogna considerare anche che non è la prima volta che Square fa una cosa del genere. Non è la prima volta che Square rifila un contenuto minore solo su una generazione successiva. Si potrebbe fare l'esempio di Kingdom Hearts 0.2, fondamentalmente il sequel di Birth by Sleep, o di Birth by Sleep HD sulla 2.5, rifilato solo su PS4, perché comunque utilizza il motore grafico di Kingdom Hearts 3. Quindi avevano già quell'ottica, non hanno fatto lo 0.2 col motore grafico di Birth by Sleep, ma hanno preferito farlo con l'Unreal Engine 4, il motore grafico di Kingdom Hearts 3. Oltre quello c'è un altro precedente, ossia la Feeder Mod e il 357 all'interno della 1.5 più 2.5. Kingdom Hearts 1.5 ha dei titoli al suo interno, nel caso specifico Kingdom Hearts il primo Final Mix e Kingdom Hearts Free Fire Days Over 2. Entrambi su PS4, solo su PS4, hanno delle cose in più, dei DLC aggiuntivi. Il primo ha la Feeder Mod, il secondo ha un filmato in più. Se una persona compra Kingdom Hearts 1.5 su PS3 non ha la modalità teatro di Kingdom Hearts 1 Final Mix, lo avrà solo col DLC esclusivo della versione PS4 di Kingdom Hearts 1.5 più 2.5. Ovviamente qua parlando solo di Sony, perché il titolo ci sarà anche su PC tra un mese ed è già presente su Xbox One, ma lì è solo su Xbox One, non esistono versioni inferiori. Quindi il facciamo il DLC per un titolo nella sua forma maggiore e non in quella minore è già esistita e già in passato c'è stato per l'appunto, per evitare di utilizzare un vecchio motore grafico e puntare direttamente a quello nuovo.
senza quindi rimanere relegati anche per un contenuto minore al passato, per poter dare il meglio nel futuro. Se avessero fatto questo contenuto esclusivo a PS4, avrebbero perso tempo, mesi di sviluppo per poter far sì di abituarsi alla sola ottica PS5 per il futuro della serie. Tra l'altro io non mi sto mettendo in una sorta di parabrezza dicendo tanto io ho PS5, io non ce l'ho PlayStation 5, io non posso difendere la cosa del ho PS5, io non ce l'ho la console. Io il 10 giugno, se non mi annunciano la versione PC, rimango senza contenuto finché non uscirà una versione PC o finché non mi decido a comprare una PS5, che per un DLC onestamente vorrei evitare. Quindi allo stato attuale io sono anche nella posizione del mannaia, il contenuto avrei voluto averlo su PS4. Ma comprendendo l'ottica dell'azienda, preferisco non averlo in un formato inferiore, conoscendo anche che ci sarà un formato superiore, per far sì che tutto questo ne vada a discapito del futuro o anche delle prestazioni di quel DLC stesso. Quindi questo qui è in breve l'idea che io posso dare, che spero condividiate o quantomeno se ne può parlare nell'eventualità, per quanto riguarda il DLC di Yuffie esclusivo su PlayStation 5. Oltre questo voglio dare la parola ad un'altra persona, una persona che spiegherà altri punti, che magari cercherà di spiegare più in profondità cose che io non ho potuto spiegare. Quindi la parola a te. Spazio, spazio. Dove sono quelli che si lamentano? Ah, sono qui? Ok. Salve. Io sono Brian N. Farey e sono qui per parlare di qualcosina riguardante il fatto del DLC di Yuffie, della sua presunta esclusività per soldi, per danaro. Scusate, esattamente, spieghiamo, siamo qui per parlare, giusto? Esattamente, Square, dove ci guadagna se fa un contenuto esclusivo su PS5? Cioè mi state dicendo che Square è una società avara e avida perché fa un contenuto su una piattaforma che ha venduto finora 4 milioni e mezzo di unità, considerando anche gli scalpers, quindi sono molte meno, rispetto a farlo su una piattaforma che ha venduto 100 milioni di copie. È avidissima, lo fa per soldi Square. Quindi Square è una poverina, è una società avidissima perché fa il contenuto bloccato su una piattaforma che ha venduto meno. Ora, vi lascio un momento per ragionare rispetto a questa cosa, diciamo a questo pensiero che mi viene difficile condividere. Cominciamo un pochettino magari a comprendere il perché un'azienda può fare o meno qualcosa. Oltre questo, cioè voi pensate davvero che eventualmente Sony, perché se non la colpa non è di Square, la colpa è di Sony, a qualcuno dobbiamo dare la colpa. Sia mai che qualcuno pensa che le cose magari devono essere fatte bene e che c'è un salto generazionale che dovremmo abbracciare invece di respingere perché non vogliamo spendere soldi per una piattaforma successiva. Ma togliamo questo. Voi pensate davvero che Sony pensa ai profitti di un DLC che esce il 10 giugno quando il giorno dopo esce Ratchet & Clank Rift Apart? Cioè, no, davvero, voi pensate davvero che Sony stia facendo questa cosa nonostante il giorno dopo esce una delle sue più potenti esclusive? Attualmente è la più potente esclusiva che ha per il 2021, probabilmente la seconda sarà Horizon, se non lo rinviano. Quindi, ok, quindi per quello va bene. Invece per Ratchet & Clank no, è molto più facile che qualcuno, se deve comprare PlayStation 5, lo faccia per Ratchet & Clank e, ritrovandosi la PS5 grazie a Ratchet & Clank, si ritrova eventualmente una piattaforma per giocarsi il DLC. Come può mai essere l'opposto? Certo, può capitare il caso in cui magari qualcuno compri la PS5 per il DLC e che fortuna si ritrovi Ratchet & Clank. Quello però diciamo che è il caso sul milione, a meno che una persona, ma quello lì ha un motivo per comprarla come si deve, non ha avuto PS4 e vuole giocarsi il 7 Remake direttamente su PS5. Ma in quel caso già dovrebbe averlo e lo pianifica non per il DLC ma per il gioco completo. Quindi esattamente dov'è che queste società stanno pensando all'avido guadagno? Cioè voi davvero pensate che Sony e Square si mettano lì dicendo ma sì dai per un DLC? Dove Square ci perde a non farlo su PS4, ricordiamo, lo facciamo solo su PS5 e il giorno dopo facciamo uscire il gioco 80 euro, toh! Quindi ci guadagniamo così tanto che il giorno dopo andiamo alle Hawaii, che non ci possono andare perché sono sotto lockdown.
No, davvero, voglio cercare. Cioè, mettiamoci in un tavolino, discutiamo di questa enorme idea che onestamente io trovo poco coerente con tutte le manovre di marketing esistente. E oltre questo, c'è poi da considerare la cosa fondamentale riguardo a ciò. Il DLC esce a giugno, 7 mesi dopo l'uscita delle piattaforme, ossia PS5 nel caso specifico. Sappiamo che c'è carenza per via dei semiconduttori, ci sono poche PS5, è difficile, tutte queste cose. Ma il punto è, il problema esce a giugno, ma dovete comprarlo per forza al Day One? Voi lavorate con i prodotti Square? Cioè, questa cosa non sto capendo. Se voi non potete giocare il DLC di Yuffie subito, non vi danno i soldi per una recensione che fate magari in un blog con 3 persone? Cioè, questa non sto capendo. Per forza dovete comprarlo il 10. Non avete la PS5? Ma la comprate più avanti in caso. Cioè, pensavate di non comprare mai PS5 se. Per carità, se voi pensate di voler comprare il DLC di Yuffie, vuol dire che magari in un'ottica Square alcune cose sue vi interessano, come altri prodotti, che so, oh, Final Fantasy fa schifo, andiamo a giocare Persona 6, dubito che uscirà su PS5, per carità, Atlus potrebbe farlo, visto che è un po' retrograda in questo, ma non credo, al più sarà multipiattaforma, il Royal uscirà solo su PS5. Ma il punto non è questo, il punto è che, cioè, voi allora non lo comprerete mai. Cioè, se il DLC esce su PS5 e vi dà fastidio, vuol dire che voi la PS5 non lo comprerete mai. Se non dovete comprarlo per forza subito, perché sennò che? Ve lo spoilerano? Vi spoilerano l'episodio? Quindi non riuscite eventualmente a non leggere informazioni sul DLC apposito? Vi spoilerano il gameplay? Cioè, qual è il problema? Veramente, c'è un motivo per il quale dovete giocarlo subito? Se non lo giocate subito, perdete il posto nella vostra redazione? Il vostro blog con quei 3 spettatori detti prima vi licenzia? No, non lo sto capendo. Se c'è un motivo, eccetto uno status sociale, perché solo quello io riesco ad accettare come spiegazione, ma non riesco a condividerla minimamente, perché diciamo che sono un po' contrario a queste cose, ma questa è una cosa mia personale, se c'è una spiegazione ditemela. Voglio sentire effettivamente quali possono essere i motivi per il quale vi lamentate che un DLC esca 7 mesi dopo l'uscita di una console che, per carità, se volevate la potevate prendere già prima, o se volevate potete prenderla per Ratchet & Clank, e in ogni caso tra 2, 3, 4, 5 anni il DLC non scompare. Potete giocarlo anche nel 2027 se volete, il DLC. Cioè, qual è il problema? Il fatto che non si può giocare subito? Siamo arrivati a questo punto, non poter giocare subito un titolo vi fa odiare il determinato titolo? E la volpe che non arriva all'uva? Allora è la volpe che non arriva all'uva il problema. Diciamolo subito e ce ne usciamo. Però, ora, io potrei chiudere anche qui e ripassare la linea al collega, ma voglio chiudere altri 2 punti. Se esce il DLC su PS5... e la parte 2 su PS5. Il set remake così si frammentizza troppo come Kingdom Hearts. Ora, io non voglio parlare della frammentizzazione di Kingdom Hearts perché non è la sede dove parlarne. Ma la frammentizzazione è quando qualcosa è dislocata su più punti. Allo stato attuale, Final Fantasy VII Remake ha un solo prodotto, ossia il 7 Remake, che verrà portato su PS5. Quindi tutto il progetto del 7 Remake finora è su una sola piattaforma, ossia PS5. La frammentarizzazione non dipende dalle piattaforme che abbiamo a casa. Non è che se abbiamo solo PS4, allora se in prodotto futuro non lo abbiamo attualmente, dobbiamo dimenticare che quel prodotto su PS4 esiste anche lì, che sia con la retrocompatibilità o che sia con l'upgrade Intergrade. Quindi esattamente dov'è questa frammentarizzazione? Non mi parlate di Ever Crisis e The First Soldier, che sono riferiti alla compilation. E nonostante tutto, Ever Crisis farà un concetto totale per quanto riguarda la storia ed è solo su mobile per ora, come The First Soldier. Quindi esattamente dov'è questa frammentarizzazione del remake? Che sono 2 piattaforme e uno di questo ha già il porting preparato, con tutte le migliorie del caso, su PS5. Quindi dov'è questa frammentarizzazione? Finché non, quando avremo la PS5 a casa, scompare magicamente, avremo tutto su PS5, allora tutto dipende dallo status quo della console che abbiamo. Se noi abbiamo la console, non è frammentizzazione. Se non ce l'abbiamo, oh mamma mia, stanno frammentizzando troppo, e questo qui, e questo là, e questo lì. Penso di aver inventato un nuovo termine nel frattempo. Frammentatizza. È difficilissimo questo termine da dire, non lo dirò più. E ora dirò l'ultima cosa per l'appunto, un bonus. Che non c'entra niente con questo video, ma visto che sono qua, visto che è il collega, non mi fa mai
intervenire nei suoi video, perché dice che sono troppo cattivo, troppo aspro, troppo arrabbiato, perché lui mi tiene chiuso in realtà in uno sgabuzzino e mi libera solo in queste occasioni. Nomura. sì, Nomura. È passato da director a creative director. C'è chi gioisce, c'è chi è triste, c'è chi stappa, c'è... Ora, chi ha avuto uno status diverso da quello del e vabbè, sediamoci, ditemi, quali sono le differenze? Sapete che il creative director è più importante del director, vero? Che Nomura, nell'intervista che trovate nel video per l'appunto citato prima, ha detto che già le linee sono tracciate, per questo può fare il creative director, che tutto quello che farà Magucci passa da Nomura. O forse per la storia che non ha scritto Nomura, né per il set remake né per tutte le cose che odiate di Nomura. Cioè, qual è la cosa? Voi pensate che il director scrive le storie? Il director le dirige, le storie. Il creative director è quello più in alto del director. Amaguchi dovrà passare ora 6 volte da Nomura prima di poter fare le cose. L'unica differenza che può darvi piacere, perché avere il piacere per una persona che cambia lavoro, a me onestamente me ne frega zero, a me interessa che i giochi escano buoni, eventualmente so a chi dare la colpa se qualcosa non mi piace, perché li so leggere i titoli di coda, al contrario di quelli che vedono un nome a prescindere del ruolo che fa e se ne lamentano per quello. L'unica differenza è che la direzione in determinate scene sarà dalla mano di Amaguchi. Sapete cosa dice Amaguchi di fare? Il capitolo 18. Per carità, non tutto, ma buona parte di quella l'ha decisa Kidase. Ognuno nei suoi anni. Non è che possiamo dare tutta la colpa ad Amaguchi nel caso specifico. Ma il punto non è dare la colpa ad Amaguchi, perché la gente deve trovare un colpevole quando qualcosa non piace. Volete dare davvero un colpevole? Il colpevole è Final Fantasy VII Remake, se qualcosa non vi piace. Non additate persone senza conoscerle, non additate ruoli senza conoscerli. Se volete additare qualcuno, additate il gioco, perché dei ruoli non ne capite nulla. Ok? Va bene, io ho finito, può ritornare il mio caro collega, che sicuramente vi darà un addio finale molto migliore di quello che posso darvi io. Nel caso mi vogliate vedere in futuri video, ditemelo. Abito qua nello sgabuzzino in cui mi rinchiudo. Ci sto 2 secondi a venire. Alla prossima. Ok, spero che l'intervento del caro Brian con la Y, quindi la R più forte, non si sa perché, vi sia piaciuto nel modo in cui ovviamente poteva esprimersi, nel modo in cui lui voleva dettare una determinata cosa. Io con questo vi saluto, come al solito se il video vi è piaciuto, o per me o per lui o per entrambi, iscrizione, like, condivisione, spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante, e noi ci vediamo al prossimo video!